Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Marco Muratori. Buongiorno Marco. Buona giornata, ciao Fabiana e buona giornata a tutti quanti. Marco è il fondatore dell'AMG Extreme, che è un'azienda che ha la sede principale nella Repubblica di San Marino, ma che opera in tutta Italia ed è leader nel settore delle bonifiche elettroniche ambientali. Per quanto riguarda il supporto delle attività di controspionaggio industriale, quindi un settore molto particolare. Loro effettuano bonifiche sia ambientali, sia su cellulari che informatiche, e quindi su PC e server. Corretto, Marco? Perfettissimo, posso andare a bucare? Grazie Fabiana, tutto ok, certamente. Bene, e volevo chiederti un po' come sta, insomma, siamo in questa fase 2 della pandemia, finalmente iniziata la fase 2, dopo una fase 1 piuttosto faticosa, perché quando c'è stato il lockdown abbiamo dovuto organizzarci dal punto di vista lavorativo in tutta una serie di modalità alternative in cui ci è venuto a supporto la tecnologia, fortunatamente. E noi come studio abbiamo lavorato in smart working, abbiamo dotato collaboratori delle modalità per poter lavorare da casa, dei collegamenti con i PC di studio. E voi invece come avete fatto? Come ve la siete vissuta, dato che voi lavorate sul campo e quindi è un po' più Per noi complicato? sono cambiate notevolmente le cose, certamente non potevamo più muoverci, non potevamo raggiungere clienti, i vari clienti in tutta Italia, certamente per fare una bonifica non si può lavorare in smart working. No, Allora, direi abbiamo adottato un'attività tecnologica estremamente avanzata e per 2 mesi è partita l'operazione Divano. mi sembra un'operazione decisamente importante. Bisogna un po' sdrammatizzare, dai. Certo, sono d'accordo. Adesso fortunatamente le attività sono ripartite in quanto dal 4 di maggio, dal 4 di questo mese, con la partenza della fase 2 e l'ampliamento delle aziende, delle attività che possono lavorare. Quindi il nostro codice Ateco è rientrato in queste e quindi ci muoviamo per le varie. Già sabato questo abbiamo un'attività molto importante a Roma, martedì siamo a Mantova, poi a Perugia, quindi diciamo Ripreso, diciamo. l'operazione Divano si è conclusa, Iniziata, siamo ripartiti, ecco. esatto. Bene, meno male, meno male. Sì, anche noi abbiamo ripreso l'attività, diciamo, a pieno ritmo. Anche prima noi avremmo potuto continuare a lavorare perché noi eravamo tra i codici Ateco e invece avrebbero potuto proseguire normalmente la loro attività, però a tutela dei nostri collaboratori abbiamo ritenuto opportuno cercare di andare incontro alle esigenze di tutti e di lavorare appunto in smart working. Però nel tuo caso non era veramente possibile, quindi a seconda della tipologia di attività ci si può organizzare in un modo piuttosto che in un altro, ma ovviamente voi avete dovuto fermarvi perché non potevate fare diversamente. Quindi Anche perché lo studio, il vostro studio legale, Gobian Partners SPA, è uno studio molto grande, molto importante, quindi siamo in ha tanti. dato un'affluenza e un coinvolgimento sia da parte delle persone che hanno necessità del vostro operato e ovviamente anche penso che i collaboratori sono numerosi all'interno dello studio. È stato un via vai notevole, ecco. Sì. C'era un discreto traffico e quindi abbiamo cercato un po' di contenerlo perché non era gestibile. Infatti poi in alcuni periodi abbiamo fatto i giorni alternati. Adesso siamo ritornati, però abbiamo rinunciato alle due sale riunioni proprio per fare in modo che ognuno stia in una sala diversa perché prima c'erano quattro persone che stavano in due stanze, quindi 2 a 2, e invece ritornando al lavoro abbiamo ovviamente separato tutti. Però è chiaro che nella fase, diciamo, proprio cruciale abbiamo considerato che Ecco, questa nostra. certo, Esatto. bene.
Senti Marco, ma le bonifiche, no? Le bonifiche che appunto voi fate, che abbiamo detto che sono ambientali, oppure sono sul cellulare, eccetera, no? Ma hanno mica qualche cosa a che fare con quelle immagini che vedo scorrere lì dietro? Perché sì, questo mi sposto così magari le vedete. Sì, le vedete. Grazie. Sì, queste sono, questo è un filmato, comprende sia dei video che delle immagini fotografiche realizzato durante diverse nostre attività. Questi sono i nostri, quelli che vedete con i guanti bianchi, i camici bianchi, sono i nostri collaboratori e operiamo con diverse apparecchiature, cioè è proprio indispensabile utilizzare diverse apparecchiature perché i prodotti di attacco, microspie, microcamere, eccetera, si possono trovare, sono di diverso tipo, hanno una trasmissione completamente diversa, hanno un modo di immagazzinare l'audio o le immagini e poi trasferirle in remoto. Quindi è indispensabile utilizzare diverse apparecchiature per poter dare la consapevolezza, la certezza al cliente che l'attività di bonifica viene fatta nel migliore dei modi. Possiamo pensare che per fare un'attività, ecco, questo è il tavolo della nostra sala riunioni, come vedete ci sono esposte tutte le apparecchiature che utilizziamo. È indispensabile avere una decina almeno di apparecchiature diverse per poter effettuare un'attività di bonifica. Questo è indispensabile. Certo, strumentazione sempre all'avanguardia, peraltro, Marco, perché comunque la tecnologia si evolve così rapidamente che è necessario fare il fatto. Certamente sì, le apparecchiature devono essere sempre aggiornate, devono essere all'avanguardia perché ovviamente la tecnologia, in modo particolare nella radiotrasmissione, è in evoluzione continua. Quindi vi è un'evoluzione tecnologica nella radiotrasmissione. I prodotti di attacco, quindi microspie, microcamere, eccetera, si evolvono seguendo la tecnologia in essere e ovviamente anche le apparecchiature, i dispositivi per bonifica devono essere compatibili con queste novità, con questi aggiornamenti. Quindi è sempre una corsa all'evoluzione dei prodotti di attacco e l'evoluzione dei prodotti di difesa, che sono proprio i prodotti per bonifica che utilizziamo durante le nostre attività. Certo, poi tra l'altro si tratta di un'attività che è abbastanza delicata la vostra, cioè stiamo parlando di qualche cosa che bisogna fare con competenza e professionalità, qual è la vostra, perché altrimenti si rischia di incorrere anche in dei reati piuttosto gravi, cioè tu sai molto bene che purtroppo c'è il rischio di favorire, quindi di commettere reato di favoreggiamento personale nel momento in cui, per esempio, la persona che vi chiama per effettuare queste bonifiche sia soggetta ad indagini piuttosto che magari invece abbia subito un'ispezione o un controllo da parte della Guardia di Finanza e voi interveniate e lo informiate o della presenza, anche solo della presenza delle microspie oppure le rimuoviate. Quindi è chiaro che in questo caso dovete essere molto scrupolosi perché se per caso avete anche soltanto un sentore che il vostro cliente sia sottoposta ad un'indagine dell'autorità, voi dovete esimervi dallo svolgere l'incarico, ma io so che tu sei molto scrupoloso da questo punto di vista. Indubbiamente sì, quello che hai detto è giustissimo, quindi un'ottima preparazione a livello tecnico degli operatori che fanno bonifiche, varie, diverse apparecchiature, molti apparati aggiornati, tecnologicamente aggiornati, ed è indispensabile
la conoscenza di quelle che sono le normative, le leggi italiane, perché ci sono delle casistiche in cui proprio non si può operare. Non è che si può fare o non si può fare una bonifica, no, nella maniera più assoluta. Ovviamente voi come studio legale sapete perfettamente quelli che sono i reati che si possono configurare in modo particolare il favoreggiamento. Quindi è fondamentale, è imprescindibile da parte nostra, prima di effettuare un'attività di bonifica, cercare di capire qual è la reale necessità. Noi operiamo esclusivamente per spionaggio industriale, quindi fughe di notizie, dipendenti infedeli, brevetti che vengono rubati, informazioni sulle gare di appalto, eccetera. E oltre ad avere un colloquio ovviamente con il cliente, ci facciamo anche firmare un documento dove il cliente dichiara di richiedere tali interventi in quanto ritiene che estranei o dipendenti infedeli abbiano potuto installare tali apparecchiature in violazione alle discipline penali di privacy, con intercettazioni audio video fraudolente, non autorizzate, e ovviamente questo è proprio il pane del vostro lavoro. Sì, assolutamente, ma infatti noi consigliamo ai nostri assistiti proprio quello che fai tu, cioè il fatto di farsi dichiarare nel momento in cui devono effettuare un'attività come la tua, un'attività di bonifica, quindi un'attività che rischia di determinare non soltanto la commissione di un reato tipo quello del favoreggiamento, ma anche addirittura il concorso nel reato commesso dal soggetto nell'ufficio del quale, per esempio, sono state collocate delle microspie. E quindi noi appunto consigliamo proprio di poter avere un qualche cosa di scritto che possa dimostrare la totale estraneità della persona che svolge l'attività, in questo caso voi, dal reato che viene eventualmente commesso da chi, per esempio, in quel momento è seguito o intercettato attraverso delle microspie. È chiaro che voi non potete saperlo se non è lui che ve lo dichiara, e nel momento in cui lui vi dice no, io non ho nessuna indagine in corso, non sono sottoposto a procedimenti, non ho avuto controllo o altro, allora a quel punto vi siete Oltre al rischio di un favoreggiamento individuale, se si configura un'associazione. Hai capito? Esatto, se ci fosse un'associazione, per esempio, di stampo mafioso, la pena non sarebbe inferiore ai 2 anni, cioè, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha una rilevanza significativa per un soggetto che magari è andato lì a svolgere un lavoro, cioè quindi che non sa assolutamente nulla. Però il problema è riuscire a garantirsi, riuscire anche a dimostrare la propria estraneità. Perché purtroppo ci sono stati diversi casi in cui ci sono state delle condanne proprio perché la Cassazione, ne avevamo parlato anche noi, ritiene che non è necessario che ci sia un effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, ma è sufficiente anche soltanto l'oggettiva idoneità della condotta del soggetto che svolge l'attività di rimozione delle microspie piuttosto che di comunicazione delle. Quindi voglio dire, il confine è piuttosto sottile, piuttosto labile, e quindi bisogna fare molta attenzione. Però diciamo che tu sei in casa, perché sei un docente esperto dell'Università della Tuscia, quindi voglio dire, tu le normative le conosci a menadito, e quindi insomma sai come muoverti anche questa. Non è sicuramente una situazione da prendere alla leggera, perché ovviamente. Esatto, e secondo me bisogna rivolgersi a degli esperti del settore che sappiano lavorare, che lavorino con strumentazioni adeguate, ma poi che comunque conoscano anche quali sono i rischi della loro attività. Come in tutti i lavori. Certo, assolutamente. Sicuramente se io dovessi avere, spero di no, un problema legale, sarei molto più tranquillo a rivolgermi al vostro studio. Che andare nella strada, magari per risparmiare qualcosa, poi si rischia di
di non avere affatto risparmiato, ma di aver buttato via dei soldi. Hai perfettamente ragione, ma infatti i professionisti qualificati comunque si distinguono, come nel vostro caso, proprio anche per questo, perché comunque la spesa viene fatta in un certo modo, ma il risultato assolutamente la ripaga ampiamente. Anche perché, per esempio, mi ricordo che tu mi dicevi, pensa se qualcuno fa una bonifica, non ha le apparecchiature sufficienti, adeguate, piuttosto che avanzate, dice al cliente che non c'è nulla e invece così non è. Quindi gli crea anche un danno, non soltanto non gli risolve un problema, ma gliene crea un ulteriore. Certo, gli crea un danno per il semplice motivo che se il cliente ha il dubbio che un dipendente infedele, un concorrente, abbia installato un dispositivo di intercettazione, si preoccupa di tutelare quello che dice, quello che fa, magari non parla in certi ambienti, eccetera. Poi arriva una persona, un tecnico che gli fa una bonifica in modo superficiale, in modo non adeguato, gli dà consapevolezza che è tutto a posto, l'imprenditore abbassa il livello di guardia, parla tranquillamente nei suoi ambienti perché dice ho fatto la bonifica ieri, è tutto a posto, e proprio lì rimane fregato. Esatto, perché poi a quel punto magari il dipendente, piuttosto che il socio, piuttosto che un'azienda concorrente, utilizza le informazioni che ha acquisito attraverso questa strumentazione a proprio vantaggio. Certo. No, assolutamente no. È meglio, se devo fare una bonifica fatta male, fatta in modo superficiale, fatta con delle persone che non hanno le apparecchiature adeguate, eccetera, io consiglio di non farla. Sono d'accordo. Le attività vanno fatte bene, soprattutto quelle di questo settore, di questo ambito, che hanno un'importanza ed una rilevanza notevole, anche perché comunque voi normalmente vi rivolgete a grandi aziende, cioè voglio dire, quindi si tratta di soggetti, di interlocutori che comunque corrono dei rischi anche rilevanti nell'ambito della protezione. Sì, noi lavoriamo sia per... Allora, aziende a 360 gradi, qualsiasi settore, merceologico, qualsiasi tipologia di azienda, quindi dalla piccola realtà abbiamo l'attivo attività in SPA estremamente importanti, aziende italiane conosciute in tutto il mondo, ma lavoriamo molto, moltissimo con tanti investigatori in Italia, lavoriamo in collaborazione, lavoriamo a supporto di quelle agenzie investigative che hanno la consapevolezza che non si può andare a fare una bonifica in modo superficiale, allora si rivolgono a noi ed in partnership, in accordo con l'agenzia investigativa, portiamo avanti l'attività richiesta. Quindi questo è estremamente efficiente. Okay. Bene, io guarda, ti ringrazio, sei stato gentilissimo e spero di poterti risentire e anche rivedere, sinceramente, in un momento in cui saremo tutti più tranquilli, e quindi quando sarà passato il problema della pandemia, guarda, ma possibile. Grazie ancora, Marco. Grazie, buona giornata. Buona giornata a te, ciao.